Prende corpo il progetto di digitalizzazione della Regione Abruzzo attraverso l'installazione in 93 comuni della fibra ottica che consentirà l'accesso alle imprese e alle famiglie abruzzesi alla banda ultralarga, superando il cosiddetto divario digitale. Una connessione fino a 100 megabit resa possibile grazie a 70 milioni di euro stanziati dal CIPE, e a realizzare l'opera sarà la Infratel. Sì, finalmente anche in Abruzzo arriverà la fibra ottica di proprietà pubblica e di proprietà regionale, che consentirà agli operatori di telecomunicazione di offrire servizi a banda ultralarga dai 30 megabit fino a 100 megabit a tutti i cittadini abruzzesi di questi 92 comuni. C'è una seconda fase che comprenderà ulteriori 34 comuni e infine, con lo stanziamento di cui ha dichiarato prima il Presidente, si completerà per tutti i comuni abruzzesi il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea di avere un servizio a 30 megabit per tutti i cittadini abruzzesi. Si realizza quello che il vecchio legislatore chiamava l'esecuzione a regola d'arte. Ci sono tutti gli ingredienti e soprattutto c'è un estremo bisogno di questo tipo di investimento. Se c'è, come si è messo per iscritto, questo straordinario atteggiamento collaborativo, noi in breve tempo daremo a imprese, persone e territori la connettività. Intanto l'opposizione apre una guerra di cifre sul progetto. Secondo Forza Italia i fondi sono un bluff, perché 25 milioni tolti all'agricoltura nel 2014 non sarebbero più a disposizione della regione.